Ti faccio un indovinello, sono sicuro che ti divertirà. Hai bisogno di un nuovo orologio e hai finalmente deciso di prenderti quello smartwatch che desideravi da tempo, così ti recchi alla famosa catena di elettrodomestici Media Euro, dove lavora anche il tuo amico e compagno d'infanzia Giuseppe. Appena vedi Giuseppe, gli racconti che sei venuto ad acquistare il tuo smartwatch da 70 euro. Ma Giuseppe, anziché accompagnarti alla cassa, ti dice: Mario, a 10 minuti da qui c'è l'altro nostro nuovo punto vendita che è appena stato inaugurato e ha delle bellissime promozioni. Se vai là, l'orologio che stai cercando lo trovi in offerta a 40 euro. Cosa fai? Ci vai? Immagina ora lo stesso scenario, ma con un prodotto diverso, un televisore del valore di 1500 euro. Ti rechi nel negozio di elettrodomestici, incontri Giuseppe e gli dici che sei venuto a comprare quel televisore che tanto ti piace. Ma esattamente come prima, Giuseppe, anziché accompagnarti alla cassa, ti dice: Mario, a 10 minuti da qui c'è l'altro nostro nuovo punto vendita che è appena stato inaugurato e ha delle bellissime promozioni. Se vai là, il televisore che stai cercando lo trovi in offerta a 1470 euro. Che fai? Il 90% delle persone concorda nel voler acquistare nel nuovo punto vendita il prodotto della situazione 1, l'orologio, e nell'attuale punto vendita il prodotto della situazione 2, il televisore, rinunciando quindi al secondo sconto. In entrambi i casi però questo sconto vale sempre 30 euro ed il tempo per recarti all'altro negozio è sempre di 10 minuti. Questa è una delle tante distorsioni cognitive a cui siamo sensibili. Puoi immaginarle come dei bug che ha il nostro cervello e che ovviamente i pubblicitari più accorti sono in grado di sfruttare per condizionare il tuo comportamento. Ci sono oltre 100 distorsioni cognitive, ma la cosa più interessante è che anche tu puoi studiarle per applicarle alla tua attività commerciale e vendere di più, oppure per evitare di cadere nelle trappole dei pubblicitari più astuti. Ho preparato per te un videocorso che puoi vedere. Clicca qui.